Cara community, io apprezzo i vostri commenti, ma dovete cercare di capire che i video vanno un po' contestualizzati. Quindi, Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Sono di nuovo qui, mi sembro proprio Murri in questo momento, con un bel pezzo di guanciale, di suino nero. Le cose le abbiamo fatte bene stavolta, con delle uova di categoria A che sono qui sotto. Veronica, dove stavi cercando le uova? Sul soffitto? Le galline stanno per terra. Madonna che commenti, madonna, ma raga, quello era un video così per ridere. Ma se c'è vicino mio fratello che famo gli scimmi, ma può essere mai serio? No. Quindi oggi che facciamo? Facciamo di nuovo la carbonara, quella seria, perché sul canale non è che c'è il video della carbocrema che potete andare a vedere, o i magnum alla crema, lì nessuno più parla, l'ultimo video, gna. Va bene, avete ragione. Guancialetto bello ignorante, pecorino romano buccia nera, uova di categoria A. Abbiamo preso una pasta un pochino più elevata per gli standard normali. Piatto di ardesia. Sono affari miei se nel mio piatto di ardesia io ci metto la forchetta. Sono affari miei, il piatto non è vostro. Come funziona? In realtà funziona molto semplicemente, perché in una bowl che non mi sono preparato andiamo tranquillamente, mentre l'acqua già sta sul fuoco, andiamo a grattugiarci un po' di pecorino. In realtà il pecorino non è che c'è proprio una vera e propria una vera e propria regola. Quello dipende da voi, sempre quanto vi piace e quanto non vi piace saporita. Tra l'altro, perché non vi riuscite a rendere conto che quello era un video troll? Nel senso che a Murri nella mia reaction ho detto: eh certo, tre uova sono troppe, io ne ho messe quattro. Quando io abbiamo messo tre tolli, dicevamo due, tre. Regà, è stato fatto apposta per creare un po' di contenuto. Ma delle volte, regà, devo dire che voi non è che ci arrivate molto velocemente a queste cose qua, ma va bene, cresceremo insieme. Oggi faccio all'incirca 80 grammi di pasta. Secondo me per una buona carbonara due uova ci vanno. Quindi vado a prendere due uova. Parliamo delle uova, questa è una categoria A, dovrebbero essere delle ottime uova, ma non ho trovato le uova a pasta gialla. Quelle che l'altra volta mio fratello mi aveva portato, e infatti io ho fatto anche diverse battute, regà, vi giuro, penso che erano delle uova che non sapevano di essere uova. Pasta di madre, quelle c'erano. Cioè, penso che mio fratello per quelle uova ci aveva speso tipo 20 centesimi. Un tuorlo di uovo. E ci mettiamo un uovo intero. Questa è sempre la mia ricetta personalissima, che io comunque un bianco ce lo vado ad aggiungere. Pepe abbondante, anche perché questo guanciale di suino nero non mi sembra che ce n'è abbastanza in realtà. Ci andiamo a prendere un pochettino di sale. Poi Veronica non so perché non mi ha seguito mentre sono andato a prendere il sale. Chissà cosa avrà mai visto di così interessante da questa parte della cucina. Andiamo a sbattere le nostre ovette. Poi tra l'altro ragazzi vi faccio vedere questa volta esattamente com'è la mia ricetta. Tra l'altro sto per starnutire. Le uova sono sbattute, perfetto. Pecorino l'ho grattato molto finemente e andiamo a preparare la nostra carbocrema. Vediamo in questo momento se il pecorino è sufficiente. Delle volte il pecorino, se è troppo stagionato, si può allungare con un po', se serve, di parmigiano. Diciamo che la nostra cremetta ce l'abbiamo, perfetto. E adesso passiamo al nostro guanciale. Il nostro guanciale lo andiamo a tagliare qua. Guardate quanto è bello sto guanciale. Allora, vedete che se uno deve fare le cose fatte bene, le fa. Se uno deve cazzeggiare, ci siamo capaci tutti. Vado a tagliare poco poco di questo grasso, perché ovviamente questa è la ricetta, quella un pochino un po' più strong. Non è quella che mi mangio io, ma è semplicemente per farvi vedere che la carbonara non è così difficile. Questi pezzetti di guanciale ce li andiamo a tagliare così, che poi questo mi sembra veramente un ottimo guanciale. Vado ad assaggiare.
Molto, molto buono. Bello stagionato. Il grasso è bianco. Molto bello, veramente bello. Ho fatto un bel acquisto oggi, l'ho trovato. Ho detto, sapete che c'è? Non me ne privo. Sono 80 grammi di pasta, potrei metterci ancora un pochettino di guanciale. Che poi sapete che io in realtà poi un po' di guanciale lo trito e lo vado a mettere qui dentro. Perché oggi la ricetta, sì, è sempre quella seria, ma comunque un po' di mio ce lo voglio mettere. Quindi, tanto so che siete tutti d'accordo, vado ad aggiungere del guanciale extra. L'acqua sta sul fuoco. Prendiamo la nostra pasta che ha di cottura tra i 10 e gli 11 minuti e andiamo a buttare un po' giù questa pasta che ora vi faccio vedere. Io sto andando più o meno a sentimento con la pasta, ma secondo me qua stiamo bene. Guardate quanto è ruvida questa pasta, molto molto ruvida, perché così si può prendere bene tutto. Mettiamo il timer, 10 minuti. A few moments later. Ok, l'acqua è salata. Ci mettiamo il nostro guanciale a rosolare. Non deve essere troppo troppo calda l'induzione, perché sennò si rischia di sbagliare, perché questo qua a me troppo troppo croccante non piace. Oggi non andiamo a buttare il grasso, vi faccio vedere esattamente come si fa. Tra l'altro devo andare in dispensa. Quello per scolare dov'è? Quello rosso. Eccolo qua, questo qua. Perché comunque la pasta andrà scolata ma non andrà asciugata. C'è un minimo di acqua, ce l'andiamo a mettere. Vedete che il guanciale si sta vetrificando, che è quello che ci interessa. Lo lascio andare giusto altri 20 secondi e vado a spegnere per il momento qui sotto. Vado a scolare un pelo, ma proprio un pelo, questo guanciale, e vado a fare quello che in realtà la mia carbonara un pochino si differenzia tra mille virgolette dalle altre, cioè mi vado a tritare un po' di guanciale fino da mettere dentro l'uovo. Poi raga, io lo so che quel tartufo non era niente di che, e so anche tra l'altro che è stato troppi giorni in frigorifero e si è ammorbidito, però spesso e volentieri, spero di non rovinarvi la magia, delle cose io le faccio a proposito per creare del contenuto. D'accordo? Vabbè, tritiamo bene questo guancialetto. Tritato il guanciale, lo andiamo a mettere un po' dentro il nostro uovo, così andiamo a creare veramente la nostra carbocrema. Vedete qua si sta riposando, ci mettiamo il guanciale. Io vi consiglio di farlo questo perché vi cambia totalmente la ricetta, ve lo dico. Già così riscaldiamo le uova e le portiamo su, e in più diventa molto più. Prendiamo il nostro olio, il nostro piatto di ardesia, e lo andiamo a lucidare come i nostri chef, i nostri amici cuochi, ci vanno sempre a suggerire. E io sinceramente lo voglio fare. Tra l'altro assaggiamo questo guancialotto. Mamma mia, molto aromatico, sembra quasi tendente al dolce. Buonissimo, gli hanno fatto mangiare caramella a sto suino nero. Porca miseria. Allora mancano all'incirca 40 secondi, perché questa pasta era tra i 9 e gli 11. E riaccendo sotto il grasso. Però il grasso non va fatto arrivare al punto di fumo, perché se no si rovina. Quindi in realtà questa la portiamo a zero e vado a scolare la pasta con il suo liquido. Cioè non la vado a scolare bene, la porto semplicemente di qua e faccio sì che un minimo di amido ci vada. Torniamo sull'argomento risottatura. Un goccettino di acqua ci va. Ma tu hai sempre detto che la pasta non va risottata. Vi ricordate i trucchi del mestiere? Quelli che vi ho detto per far sì che gli altri possano fare contenuto? Bene, questo è uno di quelli. La pasta, un po' di acqua ci va, perché così si crea un po' di salsina. Purtroppo qui, per farvi vedere alcune cose, vi sto facendo smontare delle altre cose. Vedete che qui sotto, guardate, vedete, questa si sta formando, questa cremina qua, che ovviamente darà modo sì che la pasta si vada a insaporire del pepe, del grasso, del guanciale di suino nero, dei monti, dei cosi che ho preso, e in più ci darà una mano nella formazione della crema. Fatto questo, io vado a spegnere completamente e do veramente tempo alla pasta
do veramente tempo alla pasta, alla padella di freddarsi. Vedete qua si è formata la crema, adesso io spero che voi possiate vedere che comunque vedete che è densa, vedete di grasso, è densa di tante cose belle. L'acqua non la buttiamo perché se ci serve ce la teniamo da parte per aggiungerla dentro l'uovo. Anzi, io in realtà un mezzo mestolino all'uovo la vado a mettere. Forse ce l'ho messa troppa, non fa niente. Ok, vado a inserire il nostro ovetto. Vado a far sì che adesso si addensi con il calore rimanente della pentola, della padella. Se necessitiamo, come in questo caso, riaccendiamo un pelo sotto la padella e gli diamo giusto una batterella di calore in più, così l'uovo si va a densificare. Ci stiamo perdendo un po' più di tempo quest'oggi, proprio per farla bella ignorantella, eh? Allora la lascio un pochino più cremosa, cioè un po' più bavosa, perché quando andrò a impiattare sapete che questa pasta si andrà a prendere tutto quanto, cioè si riassorbe con il tempo questa pasta qua. Quindi andiamo e ci prendiamo la nostra pasta, che come potete vedere questa volta è tutta un'altra storia. Vado a prendermi un po' di succhetto, quello come si deve, quello buono, quello fatto con pazienza, quello fatto con passione, e in realtà mi servirebbe un pelo di pecorino, ma proprio un peletto, raga. Ma sapete che significa un peletto? Giusto un peletto. Sporchiamo un po' il nostro piatto. Ed eccola qua, signori. Lo stesso facciamo sugli ultimi tre rigatoni che ci abbiamo, perché sono quelli che io vado ad assaggiare. Questa è la mia carbonara, che come potete vedere è un pochino meglio dell'altra volta. Toppa tutto perché ci siamo dimenticati il guanciale. Vai Michele, continua. Io intanto vado su quel che rimane a me e vado a prendermi un po' e vi dirò com'è. Ciao. Dai, sto giro è veramente buona. Sto giro è veramente buona. Cremosissima. Guardate che robetta. Vedete? Cioè, raga, dipende sempre uno che tipo di video vuole fare, no? Perché alla fine io non è che la mia priorità è quella che vi divertiate vedendo i miei video. Però io prendo una anche da qua. Cottura, tra l'altro, spaziale della pasta, eh? Perfetta! Ciao! Adios! Auf Wiedersehen! Sayonara! Buongiorno! Guardate, Veronica la sta mangiando. Guardate qui sotto la cremetta che ci sta. Ah, ma ve lo faccio vedere perché poi se no uno dice, no? Guarda qua la cremetta. Ok? Ah, e godi, popolo. Ciao, ciao.